Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Creepy Tale 3. Dunque, l'ultima volta con molta fatica siamo riusciti ad entrare dalla dentista e niente, appena entrati la dentista ci ammazza male. E quindi vi saluto da qui perché adesso poi devo far subito al volo qualcosa prima che mi ammazza. Quindi, play. Capitolo 10. Chissà quanti capitoli sono. Allora, quindi qui stavamo incastratissimi e io... C'era un modo per... Possiamo saltare tutta la scenetta. Dato che l'abbiamo già enucleata, diciamo. Cioè, ma non vorrei evitare di vederla 700 volte. Perché tanto morirò più volte, già si sa. Ci sarà un modo per saltare questa scena? No, eh. Vabbè. Grazie, creatori di Creepy Tale, che ci fate saltare le scene. Gentilissimi. Anche perché va a capire quante volte lo devo fare. Allora, l'altra volta mi ero nascosta nell'armadio a destra e questa mi ha trovato. E quindi mo va a capire che devo fare. Mo, quello stronzo se ne va e non ci aiuta. Allora, dai. Oh. Ok, sì, sì, è tutto molto bello. Il problema è che mo che faccio? Qua mi ammazza. Mi ammazza pure qua in verità. Quindi boh. Non so quante volte dovrò fare sto pezzo. Perché tanto mo lei apre entrambi gli armadi. Mi volevo mettere dietro la porta, ma non me ci ho fatto mettere. Lo so. Lo so. Però non ho trovato alternative. Niente, ogni volta mi deve far vedere sta scenetta. Se non muore dentro proprio. Allora, qua niente, qua niente. Vabbè. Non penso di poter fare grandi cose, onestamente. Cioè, c'ho due armadi. Dai, non me la fa vedere, Madonna, l'ho capito. Perché si perdono in piccolezze? Non ho oggetti. Pure che io mi metto qua dentro. Tanto lei lo apre l'armadio. Posso passare forse mentre lei va di là? Forse posso uscire. Ok. Lei poi non corre mai, per carità. Allora, qua non ho niente. Ok, damosela. E ha salvato, perfetto. Così evitiamo di vedere la stessa scena 700 volte. Che è sto coso? C'è qualcosa dentro questa caramella. Ho preso pure il pane. Qui mi posso nascondere. Ok, va a capire a quanto viene questa. Ah, ok. Ma dobbiamo un attimo capire il moveset. Quindi ho preso il pane e la caramella. Ma dove vai? È giù? Ok, mo va giù.
Quindi Giant. Ah, c'è un dente dentro la caramella. Bello schifo. Fluffy bread. I'd like to turn this bed over, but I don't want to get my hands dirty. Allora, quindi andate in camera. Oddio, sembra Benigni quello nel quadro in basso a destra, inquietante. Allora, intanto posso scendere al volo. Mentre lei legge lì. Ho spento le luci. Mamma. Aspetta, 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 aspetta. Dov'è? Giù? Ah, è andata giù, ma sa. Ok, è andata giù. Oddio, sta risalendo. Meno male, ci sono 700 posti dove nascondermi. Allora, ho risicato che le luci sono spente. Quindi quella ha senso per distrarla un pochettino? Può essere. Allora, posso aprirti così, eh? No. Quindi qui devo aprire il carillon. Qui intanto scendo. Qui posso fare schiacciare, immaginavo. Mi schiacci questa. È partito il dente, ok. C'ho un dente. C'ho delle tenaglie. Io spero di potermi nascondere qua sotto da qualche parte. Cazzo, mi arriva. Spero non mi veda. Potevano mettere un posto per nascondersi qua. Ce la faccio? Mamma. Aiuto. Quanto sono lenta. È troppo lenta sta ragazzina. Allora. Posso liberarti? Questa è pazzia. Non sono un porcellino d'India. Mamma mia. Ti posso aiutare? Violenza insensata non oggi. Ce la faccio in tempo o no? Mi devo rimettere qua in fondo per forza. Sempre sperando non venga a destra. Ce la faccio? Mamma mia, la lentezza di sta ragazzina è inquietante. Dai, ciccia, vai sopra, so che devo vedere un attimo se posso aprire il carillon. Ok. Ok. Sì, dai, sì, provaci, sbrigati. Mill. Corri. Mamma mia. Non so neanche che cosa ho preso dal carillon. Ah, non vede che il carillon è aperto, ok. Pensavo un muro si cava. Sarà tipo, che ne so, la figlia morta, Mill? Ed è impazzita? E sappia quei ragazzini per quello. Allora, fammi salire. Aspetta, posso aprire? No, non funziona. Sbrigati.
mamma. Aiuto. Ok. Allora, posso vedere un attimo dal carillon che ho preso? Delle pietre. Ok. Allora, qui. Posso fare qualcosa? No. 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 Sbrigati, 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 sbrigati. Mamma mia, sempre tutto pelo pelo. Ah, andata giù. È strano che qua faccio più volte. Ah, ho spento le luci anche sotto. E che ci guadagno a spegnere tutte le luci? Perché posso spegnere quelle lì, posso spegnere quelle altre. Solo il fatto che lei perde tempo? Guadagno solo quello? Mo torna indietro. Cioè, il fatto boh. Vi posso liberare in qualche modo? Non vi posso aiutare? Mamma. Non riesco a capire che devo fare con tutta sta roba, onestamente. C'ho un po' d'oggetti. E tra di loro non li posso manco utilizzare, no. Non capisco, non capisco. Mo' ciccia, tu vai in alto, giusto? Io volevo liberarli, non volevo fargli del male, ragazzine. Scende. Mamma. Non lo so, onestamente. Quella porta lì chiusa, non ci riesco a entrare. Anche perché non è che si illuminano da tante altre cose. Dovrei provare quella porta. Dai, ciccia, levati. Niente, è finita. Vabbè. È molto più rapida lei di me, che posso fare niente.
Vabbè, tanto mi ha salvato gli oggetti che avevo, sti cazzi. Sti cazzi. Madonna mia. Perché obiettivamente, cioè, soltanto la porta posso fare qualcosa. Dai, levati. Mamma mia. E lei non ci riesce a farlo questo. Dai, che ero salita. Ma dai, ma ero salita, ma vaffanculo, va. Questa è una cazzata. Senti, ma se torno indietro con gli oggetti che c'ho, no? Ci posso fare qualcosa? E soprattutto lei mi segue? Ah, vedi, ho potuto aprire qua e spostare questo. E che ci guadagno? Ah, boh. Ah, non lo so. Quindi posso spostare solo gli occhi e le mani. Non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea. Qui c'è solo l'armadio. E l'armadio, basta. Oh, ma ritrovo qua davanti. E dove trovo degli indizi sugli occhi? Questa sarà stata la famiglia sua? Qui lei era normale praticamente, in questa qua. E mo' è diventata pazza così, eh? Qui sta quadrato, rombo, tondo, quadrato, tondo, triangolo. Ma che è? Dove trovo degli indizi per capire questa come devo metterla? Take a look at that sweet face. Going through hard times only makes me Ok, niente. Dice, guarda che prettier. faccia carina. Passarmela brutta, insomma, in questi momenti difficili mi fa diventare ancora più carina. Madonna, quanto te la tiri, chicca. Tirare fuori i miei denti? Che pazzia è questa? Sì, no, dai, già che te la tiri abbastanza, su. Allora, proviamo a usare gli oggetti invece nel quadro. Ah, ok. Praticamente sono gli occhi. Meno male sono tornata indietro. E mo non lo so. Ah, guarda, mo si illuminano qua. Allora, così si illuminano di più. Ah, si illuminano perché siamo nello stesso posto. E che vuol dire però? Rombo, rombo, tondo.
Non ho idea di questi simboli che si illuminano. Non lo so, non lo so. Ma mai ritrovo davanti? I simboli che si illuminano. Che significato hanno? Vabbè. I simboli che si illuminano. Rombi, triangoli, tondi. Non li vedo da nessuna parte. Rombi, triangoli e tondi. Non è facile, non è facile. Non ne ho la minima idea. Se io ti spengo tutto, ok? Mo vado di là e ti spengo al volo lì se faccio in tempo. Ma è più veloce lei. È più veloce lei. I'd like to turn this bed over. Mamma. E niente, quando mi vede, non c'è niente da fare. Oh, comunque sto Creepy Tale 3 è più complicato degli altri, eh? Molto più complicato. Mentre lei sta seduta, posso uscire? Mentre sta qua a rosicà. Non ci riesco a capire che devo fare. Vorrei liberare sti ragazzini e non riesco a capire come fare. Funziona tutto molto poco, onestamente. Allora, lei come cammina? Normali, con le mani. Le tenaglie ce l'ha soltanto dopo. Qua è assurdo che non posso fare assolutamente niente oltre a vedere sti ragazzini che stanno messi male. Posso fare proprio nulla, nulla, nulla. Mi pare così strano. Nel cofanetto posso fare altro. Eh no. Eppure in camera non è che posso fare altro. Cioè io posso soltanto spegnere la luce e basta. E che ci guadagno? Se gliela spengo mentre sta lì a legge, rosica. Vediamo un po', se faccio un tempo. Ah, per un millimetro, veramente. Mentre legge, voglio provare a spegnere la luce. Vediamo se succede qualcosa. Però dobbiamo aspettare un po' che mo deve salire. Perché non è che possiamo fare altro, davvero? Cioè, non... Boh. Non posso neanche mettere niente nel pentolone.
Ok, allora adesso lei riaccenderà la luce. I'd like to turn this bed over, but I don't want to get my hand. Non vuole sporcarsi le mani. Però non mi usa niente. Allora, mo accendi la luce. Ok, mo si mette a leggere. Mentre legge, gliela spengo. Ok, ha rosicato. Ha lasciato il libro. Oh, vedi, vedi? Vedi che piano piano ci arriviamo. A qualcosa doveva servire spegne la luce. Cosa che dovrà servire anche là. Quando gliela spengo però di là, perché lei lì ci passa solo. Tocca il quadro. Se è spenta l'accende e basta. Ma riprende il libro? Perché se riprende il libro è complicato. Riprende il libro, ok. Quindi mo, mentre rosica, devo andare di qua. Sperando non mi veda. E mentre va di là in cucina, io vado a prendere il libro. Non faccio in tempo. Non faccio in tempo perché lei è esageratamente lenta. L'ho preso, mo muoio, però spero che mi rimanga il libro. Ce l'ho il libro, dimmi di sì? Vaffanculo. Bastardi. Bastardi. Allora, mi vedi qua? Per capire. No, quindi posso rimanere qua, tipo. Per far prima, perché è di una lentezza lei, mamma mia. Allora, ti metti qua sperando che non mi veda. E poi al volo. Più rapida di così non potevo. Ah, ecco perché. Così perde tempo qua. Ecco a che serve. Non è vero. Non è vero, ma pare che ce l'ho fatta. Alla fine ci ho perso tempo io. Morosica perché il libro non c'è. Mo' apre l'armadio. Porca troia. Però che palle. Lo posso dire che palle. E poi non me lo lascia salvato, bastardi. Quindi appena lei sta lì a rosicare, io devo uscire dall'armadio e andarmene. Però di coglioni. Tutto perché sta ragazzina si fa la passeggiatina, perché se correva era molto più pratico. Chissà se non devo spegnere la candela, va a capire.
pixel che mi salta addosso e mi fa più i colpi. Ok, dattela. Allora, che cos'è? Macbeth. Shakespeare Macbeth. Ha aperto la porta quella, mi sa. Va a prendere un altro libro? Quindi mi serviva... Ah, salvato, meno male. Quindi mi serviva per farmi aprire la porta. Mo sperando non venga qua a destra. Guarda, questo spegnilo. Allora, qui posso mettere il dente, in teoria. Ah, vedi? A che servono? Mo devo scrivere. Nemmentre lei... Oddio. Nemmentre lei ha riacceso la luce. Quindi spengo la luce così quello dorme, mi sa. Allora, qua me li devo segnare per forza. Allora, scusate che me li devo segnare. Allora, il primo è un quadrato. Ok. Poi è tondo e triangolo. Tondo, triangolo. Rombo, rombo, tondo, rombo, rombo, tondo. Triangolo, tondo. Ok. E triangolo. Ok. In teoria dovrebbe essere così. Quindi spengo la luce così quello non mi ammazza, in teoria. Che mo si è svegliato. Dove sta la tipa? Oh. E mi devo sbrigare in modo che lei non l'accenda nel mentre. Tra di coglioni. Non faccio in tempo, secondo me. Allora, quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo, tondo, triangolo, tondo, triangolo. E baffan bene, perché no? Che schifo di bestia, non riesco a respirare, no? Why not? Quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo, tondo, triangolo, tondo, triangolo. Devo capire perché no. A meno che mancava qualcosa. Gli ho messo il pane lì così non mi ammazza a me, eh? Ok. This damn blah! Non riesco ad aprirlo. Riproviamo un attimo questo. Allora. Quadrato. A meno che manca il dente lì. Aspetta, aspetta. Posso usare il dente qui? Ok, ok.
Ora sì. Allora, adesso ho usato il dente. Quindi è quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo, tondo, triangolo, tondo, triangolo. E non me lo dà. Perché non me lo dai? Eppure era quello. Speriamo non mi vede. Che fai, entri? Pare che non entra. Neanche con la luce ce la fa. Eppure il dente ce l'ho messo. E non sarà giusta la combinazione. Non sarà giusta la combinazione. Però va a capire qual è allora, non lo so. Ci riprovo un attimo. Quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo, tondo, triangolo, tondo, triangolo. Quanti ne mancano? Rombo, 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 rombo. No, cioè non mi dice c'ha un massimo. Non lo so. Onestamente non lo so. Perché io non ho capito questi strumenti. Allora, in verità l'immagine di questo strumento qui è rossa. Cioè, tipo questo... Dal quadro qui sembra rosso. Vedete, c'è il quadro quello lì che è rosso. C'è il quadro con l'altro strumento. Oh, guarda che c'è. Sono contento di vederti. A te i tuoi denti. Sembra che siano al loro posto per ora. Dov'è zitta? Fino a che non sta qui non mi interessa. Vuoi un po' di miele o un leccalecca? Fanculo te i tuoi leccalecca. Voglio andare via da qui. E che ci guadagna il fatto che lui sta qua? No, peccapi. Allora, aspetta che è scesa. What's got you I can't find any BB teeth. Non riesco a trovare nessun dente mocciosi. Ma in verità l'ho preso. Dai, levati, basta cazzate. Me l'ha dato lui? Ma in verità ce l'avevo già. L'avevo anche messo. Forse non andava bene quel dente. A lui non dice niente. Such syrup, such texture, a heavenly blend. Have no doubt. Ah, questo sciroppo, bla bla bla. Non c'è dubbio, tu sei la regina della cucina. I'll dash and fetch my hat. Shush, quiet. Ah, dice zitta, se adesso me ne andassi via. Lei è stanca di correre e è andata a fare un pisolino nel tuo letto. E lei ci crede pure? Ehi, vattene prima che sia troppo tardi. Perché mi hai aiutato? Stiamo giocando, ricordi? Sono contento di aiutare. C'è un'uscita segreta qui? Dove? Oh? Non ci sono altri denti rimasti. Dov'è l'uscita segreta? Scusami. Però no, io voglio un attimo fare quel codice perché magari posso aiutare i ragazzini, così è una buona azione. Forse adesso ho il dente giusto. Ah,
Ah, ormai non gli dice più niente a lui. Vediamo un po'. Dai, che adesso ci avrò il dente giusto. Allora, spero di sì. Ne ho messi due, in verità. Allora, riproviamo. Quadrato. Tondo. Triangolo. Rombo, rombo. Tondo. Triangolo. Tondo. Triangolo. E vaffanculo, non lo so. Non lo so. Che cacchio ci faccio con il Macbeth? E via. Allora, qui posso fare qualcos'altro? C'era un'uscita, dice. Dove cacchio sta l'uscita secondo questo? Non ne ho idea. Cioè, per far funzionare il macchinario, in verità dovrei fregare i denti agli altri ragazzini, ma uno che non me lo fa. Ha preso un altro libro? Non è che devo prendere pure quello? Prendi un dente. No, liberiamolo, dai. Mamma. Ah, prendendo i denti probabilmente potevo fare quella cosa del macchinario. Però sarebbe stata un'azione cattiva. Io voglio liberarli. Ma Tongue è lingua? No, per capire. Non ho capito se gli sto togliendo la lingua, in verità. Come faccio a vedere le azioni buone e le azioni cattive? Ne ho fatte 20 buone e 11 cattive. Tongue mi sa che è lingua, però. Sì, è lingua. E quindi gli ho tolto la lingua? Togliendo la lingua non urlano? Io pensavo di liberarli. E beh, allora mo gli tolgo i denti. Mi servono. Ovviamente me la aggiungerà come azione cattiva, immagino. Aspetta, 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 aspetta. Fa vedere se me l'ha aggiunta come azione cattiva. Me l'ha aggiunta come azione cattiva. Ma se io devo andarmene per forza facendo quello, che posso fare? Forse c'era un'alternativa, ma non so quale, quindi è andata così. Allora, un attimo, devi finire di leggere il libro. Scende e poi io intanto tolgo i denti agli altri due. Poi proviamo di nuovo la combinazione. Con più denti, però. Io volevo liberarli. Però in verità mi ha fatto pure togliere la lingua. Perché ho tolto la lingua? Che ci ho guadagnato?
Allora. Put the tongues away. Metti via la lingua? In che senso? Ma io in verità l'ho fatto, put the tongues away, quindi non lo so. Allora ho fatto brutte azioni, me ne rendo conto. Lo so, che posso fare? Ma se mi servono i denti, che devo fare? Chissà se si poteva fare in altro modo. Però se dici a quello che me... ci saranno i denti lì nel macchinario. Solo che io non ho altri denti. Spero basteranno sti tre. Che tiro via altri denti da sti ragazzini ancora? Posso tirare via un dente da questo? No, eh? Ce la faccio? Mamma. Ha visto? Pare di no. Allora, non è comunque al massimo, quindi non lo so, io ci riprovo. Anche perché veramente non so dove trovare altri denti. Quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo. Tondo, triangolo, tondo, triangolo. Non so se prendere altri denti dei ragazzini. Certo, ma aumentano le azioni negative. Questi non me li fa prendere, che posso fa? Allora io non so se... mentre quella legge io devo ancora darle fastidio. Allora, prima diceva che lei poteva staccarsi un dente. Io direi che è l'ora di farlo. Mi servono i denti, Kika. Just tickle. Why? He can always go and yank out the boys. Why? Non lo fa. Portacci sua. Dice, puoi sempre farlo dai ragazzi. Quindi devo continuare a prenderli da loro. Quindi era una buona azione se li toglievo tutti da me. Ma non me lo faceva. Quindi l'alternativa buona per non fare brutte azioni forse era toglierli tutti da me. Ma non me l'ha fatto prima. Vabbè. Vuol dire i tre che mancano li prenderemo qua. Che dobbiamo fare? Mi spiace ragazzi, ormai è andata così. Mi spiace, me ne servono altri due. Aumentano le cattiverie però. E starò a 17. Oh. Però le azioni buone sono 20. mi servono altri due denti e lei non vuole toglierseli perché dici li tolgo da loro. Però io ci avevo provato a farli togliere da lei, non me l'ha fatto fare. Forse dovevo insistere. Scusate, Pischelli, no, io veramente non volevo. Ho provato a non farlo. Spero sia abbastanza, lo spero onestamente anch'io. Anche perché ha rotto i coglioni sto pezzo. Sempre senza girarci intorno. Allora, metti sti cosi, va. Oh, mo' attiva, grazie.
Allora, mo se non è questa la combinazione, quadrato, tondo, triangolo, rombo, rombo, tondo, triangolo, tondo, triangolo. Troppi? 6 devono essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cazzo. Non scritti troppi. Allora, devono essere 6. Nel mentre mi sono giocata praticamente. Sì, c'ho tante brutte azioni ho fatto. Non volevo. Allora, devono essere 6. Mo che vuol dire che devono essere 6? Perché posso spostare questi? Non lo so. Allora, quadrato, ok. Tondo e triangolo. Aspetta, mi sono persa un attimo. Quadrato è il primo. Quadrato, eccolo qua, ok. Tondo e rombo. Che cazzo triangolo? Tondo, rombo. Quadrato, tondo, rombo. Rombo, rombo, tondo. Però so comunque più di 6. Rombo, tondo. Ho scritto triangolo, vedi che sto rincoglionita. Rombo, tondo, triangolo. Però devono essere 6. E invece a me vengono 9. Perché a me vengono 9? E non capisco questo. Anche perché obiettivamente non è che cambi niente. Cioè, non mi pare che cambi qualcosa. Boh. Allora, io ho fatto un errore. Boh, vediamo un attimo. Però, ripeto, io ne conto 9. Quando in verità la macchina me ne dice 6. Quindi c'è qualcosa comunque che è sbagliato. Dai che me ne voglio andare da qua su. Allora, io ho fatto quadrato, tondo, rombo, 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 tondo, e non è giusto. A meno che quelli che sono quelli che non si ripetono. Quadrato, tondo, rombo. Poi c'è rombo rombo, quindi salto, tondo, rombo rombo, triangolo. Signori, ho barato. Ho guardato perché non sapevo perché erano così, eh. Anzi, se voi l'avete capito fatemi sapere, onestamente. Perché ci stavo abbastanza impazzendo. Non ho capito obiettivamente perché dovevano essere queste 6. Ammetto di aver barato. E ho il dente d'oro. Pagato a caro prezzo. E il fatto che adesso c'ho il dente d'oro, che ci guadagno? No, per capire.
Cazzo, sta qua. Ma sono sbagliata. Meno male che rincoglionita. E che ci faccio col dente d'oro? Non ne ho idea. Il dente d'oro... lì sono tutti gli altri denti d'oro, però... Caviamo un attimo questo dente d'oro, che ci devo fare? Ah, intanto l'amico mio sarà pure andato. Non so se devo metterlo nella zuppa. Ho bruciato il libro. Ah, l'ho messo proprio dentro la zuppa. Il libro noioso. C'era scritto libro noioso. E no, non capisco che ci ho guadagnato. Gli vuole rovinare la zuppa. Ci ho messo il libro dentro. E mo' che succede? Ha rosicato che c'era il Macbeth là dentro. Quindi ci ho messo il Macbeth. E poi ci devo mettere anche l'altro libro che sta leggendo. Va a capire perché. Ma il dente d'oro? Io devo riuscire a aprire quell'armadietto e il dente d'oro metterlo lì. So che non riesce ad aprirlo lei. Ah, non c'è il libro. E quindi bastava mettere solo il Macbeth? Questo non riesco a farlo. Questo dannato affare non funziona. Quindi lei non lascia il libro lì. E non mi ci mette dentro questo. Aspetta, se metto il dente nelle pinze del quadro, non credo. Ah, intanto allo specchio. No. Oddio, il dente mo sta qua. È un po' inquietante. Sto provando un po' le varie combinazioni.
Io pensavo andava nella vetrinetta il dente. E se faccio così che cambia? Allora, così illumina sopra e non penso serva. Se invece illumino laterale... oddio. Non ne ho idea. Ah, vabbè. Cioè, raga, ho dovuto provare un sacco di combinazioni. Posso uscire? Mi sono molto persa, onestamente. Mi sono veramente persa perché ho dovuto provare un po' combinazioni random. Non ho capito perché doveva essere così. Mi raccomando, voi ragazzi, se l'avete capito fatemi sapere, perché sono curiosa di capire il perché delle cose e quando non lo capisco rimango un po' così. Cioè, io l'ho fatto molto randomico quello. Possiamo uscire finalmente da qua dentro? Oh! Capitolo infinito, 11 cimitero. Ti piace questo posto? Vabbè, insomma, fermati, fammi un attimo capire. Ah sì, tanto c'è tutta l'eternità. Dove siamo? In un cimitero? Anche la gente locale ha paura di questo posto. Ma niente mi può spaventare dopo la casa di zietta. Ah, è così, eh? Ricorda che stiamo ancora giocando, sei dentro? Sono stanca di tutto questo, voglio andare a casa? L'acqua non scorre sotto la lapide da sola. Quando inizi un compito non bisogna lasciarlo non fatto. Smettila di usare questi proverbi con me, è super irritante. Va bene ragazzi, dopo questa fatica direi ci fermiamo qui perché è stato veramente faticoso. Voi mi raccomando come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!